in un nuovo video! Mi vedete così fiera oggi? Perché torno con un video che aspettavo da un sacco di tempo. Allora, per chi è in questo canale da poco, magari non li ha visti i primi video, ma noi abbiamo cominciato a fare video con le novità che uscivano nei supermercati. Video celebri di questo canale, per esempio, sono i pancake della Mulino Bianco, sono le scarpe del Lidl che abbiamo comprato per primi. Luca ancora mi odia per averlo portato al supermercato alle 8 di mattina. Abbiamo aperto per primi l'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni. Abbiamo assaggiato un sacco di cose che nessuno aveva assaggiato prima di noi. E oggi credo di essere la prima. Non ci metto la mano sul fuoco perché su YouTube esce in video ogni minuto, quindi nel frattempo qualcuno potrebbe averlo fatto, ma mentre sto registrando questo video non ho trovato altri video come questo su YouTube, quindi potrei essere la prima. Luca non c'è perché è a suonare, per chi è capitato qui per caso Luca è mio marito, ma stasera c'ho una serata quindi non c'è. Io non posso aspettare, A, perché sono troppo curiosa, e B, perché voglio che questo video esca subito domani, perché io l'ho trovato oggi e domani voglio che vedete il video. Allora, era tanto che non usciva qualche novità così figa nei supermercati e oggi, come avete visto dalla copertina, andiamo ad assaggiare i nuovi gelati. Sì, sì, raga, hanno fatto i gelati nuovi, non mi sembra vero. E io li ho trovati a Perugia, cioè che noi di solito le cose ci arrivano sempre per ultimi. Invece oggi al supermercato, e li ho presi al Conad del Quasar, ho trovato tutti e tre i gelati. Allora, a onor del vero ce n'è un quarto, cioè la Loager ha fatto anche il biscotto uguale, ma con l'interno vaniglia. Non l'ho preso perché non c'avevo posto in freezer, ma non credo che cambi molto. Comunque, abbiamo i nuovi gelati dell'estate. I Loager, che a onor del vero c'erano già da un pochino, ma soprattutto il gelato pan di stelle, ma soprattutto il gelato pan e coffee. Mamma mia, mamma mia. Allora, costano tutti tra i 3,49 e i 3,99, quindi non pochissimo, però c'è sta una novità, sono appena usciti, cioè credo che era pieno il frigo, quindi mi sa che ho comprati solo io, non so se l'hanno messi oggi. Quindi andiamo ad assaggiare. Andiamo subito ad assaggiare. Allora, la Loager, come vi dicevo, ha fatto questi due tipi di biscotto. Questo con l'interno nocciola e cioccolato e quello con la vaniglia. Io ho preso questo nocciola, ma penso che sia uguale. Quindi è un gelato biscotto napolitaner. E non ho capito se il biscotto è fatto di wafer, ma lo scopriamo insieme. Cremoso gelato alla nocciola e cacao racchiuso tra due gustosi biscotti. Qui c'è scritto biscotto. Quindi, boh, che vi dico, sono 4 gelati, ma ogni confezione ha 2 gelatini, quindi in realtà sono 8 gelatini. Potete condividerlo o potete mangiarveli tutti da soli. Cominciamo ad assaggiare lo Loager. Questo è come si presenta, il gelato è San Montana. Vediamo com'è. Curiosa io, molto. Allora, no. È solo un biscotto. Vediamo. Cioè, buono. Però il biscotto è tipo quello dei cuccioloni. Zigirinato, ma il sapore è lo stesso. Loager lo potevamo usare un po' di più e mettere la saldina del wafer. Però non è male. Piccolino, ma ce ne sono 2. Vabbè, ci sta. Non mi aspettavo grandi cose da questo comunque. L'ho preso più perché è una novità e quindi l'ho preso. Non lo mangio tutto, ragazzi, perché vedete che non mi posso mangiare 3 gelati in un video. Mi tengo questo per ultimo perché da questo ho grosse aspettative. Questo invece è il famosissimo, celeberrimo biscotto pan di stelle, tanto atteso. Allora, nella scatola, come nell'altro, ci sono 4 confezioni, 8 biscotti. Anche questo è un gelato San Montana. È strano,
hanno fatto una partnership, cioè perché i biscotti, perché i pan di stelle non so se a Montana, quindi ci sarà stata una partnership, vabbè, ci sta. E qua dice: un sogno chiamato cacao, pan di stelle supporta i progetti della fondazione Cocoa Horizon, impiegata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie, perché sognare è importante, ma impegnarsi concretamente lo è ancora di più. Scopri di più su pandistelle.it, un sogno chiamato cacao. Va bene, assaggiamo. Allora, vediamo un po' che cosa ci possiamo aspettare. Carino e carino, piccolino pure questo, sempre ce ne stanno due. C'ha le stelline, ma fuori sarà un biscotto o sarà un po' come quello dello Hacker, ma a forma di pandistelle? Quello dello Hacker, ma a forma di pandistelle. Non è biscotto. Cioè, è un biscotto morbido. L'interno è un sacco dolce. Buono, ma dolcissimo secondo me. Diciamo che due non li mangio. Cioè, lo potete dividere uno e uno. Ma due, non lo so, c'ha un retrogusto molto zuccheroso. Quindi smetti di mangiare allora, hai ragione. Vabbè. Potevano fare di più anche loro, Non lo so. Non mi convince particolarmente. Pensavo meglio. Però non è male. È un biscotto alla vaniglia. Ok. Ma ora veniamo al pezzo forte, raga. Cioè, da questo ho delle aspettative che voi mi rendete conto. Questa è la novità Ferrero, che dopo essere uscita con i vari Kinder Bueno, che c'era il Bueno, il cono Bueno, poi c'era, boh, vabbè, quelli di 2 anni fa, l'anno scorso. Quest'anno mi buttano fuori il Poké Coffee. Allora, io sono una patita dei Poké Coffee da quando avevo boh, 2 o 3 anni. Considerate che mia madre, che anche a lei piacciono, praticamente li comprava e per non farmeli mangiare perché ero piccola, li nascondeva nella scatola dove c'era scritto cipolle. E io andavo da mamma e gli facevo: mamma, mi dai una cipolla? Cioè, per farvi capire la mia passione per il Poké Coffee. È tipo il miglior cioccolatino dell'universo. Ok? Chiaro? Abbiamo assaggiato di Ferrero l'anno scorso, quelli di Ferrero Rocher, normale, fondente e quello al cocco. Quindi ecco, i gelati dell'anno scorso della Ferrero erano quelli in realtà. E quest'anno mi buttano fuori Poké Coffee. Ce ne sono dentro 4, però sono mini. Sono tipo dei mini Magnum, per intenderci. E se è buono il fatto che sia mini è un po' penalizzante, però anche il Ferrero Rocher dell'anno scorso era piccolo, un po' meno piccolo di questo. Questo è proprio un mini Magnum. C'ha fuori una granella, che però non capisco, però, cioè la granella di che? La granella di caffè? Perché c'è della granella fuori? Si chiama Ferrero Poké Coffee Espresso 100% arabica. Se è solo gelato al caffè, rosico immensamente. Va bene, assaggio. Arriva dopo. No, è stranissimo. Dentro c'è una specie di variegatura. Mamma mia, cioè, non è il gelato al caffè della coppa del nonno, per intenderci. Perché quando mordi l'interno col cioccolato ti dà la stessa sensazione, cioè. Sai quella sorta di copertura di zucchero che c'è dentro al Poké Coffee?
C'è quella sensazione lì, oddio. È buonissimo. Questo mangio tutto. Sì. C'è quello zuccherino lì. Proprio un po' che coffee. Mamma mia. Allora, Ferrero, come sempre, batte a mani basse San Montana. E su questo non c'è dubbio. Questo batte a mani basse quelli da Ferrero Rocher. Però vedo che piace il caffè. Perché è proprio un gelato al caffè. Quindi questa granellina è lo zucchero. Che è lo zucchero che caratterizza il Pocket Coffee. No, è fuori di testa. Cioè, è buonissimo. Gli altri due non li ricomprerei. Questo costa tanto, ma lo ricomprerei. Peccato che dura poco. Capodanno fa grosso. Vabbè, ci sta. Meglio, mangio di meno. Vedete dentro è variegato. Che poi sulla scatola è variegato fighissimo. Qua dentro no, però chiaramente, vabbè, è normale. Buono, buonissimo. Se li trovate, comprateli. Allora, per chi è di Perugia, io l'ho visto solo al Conad. Per ora l'ho visto solo al Quasar. Però se c'è al Quasar, di solito anche gli Iper Conad, cioè quelli più piccoli, tipo il Superstore di A7 Valli, secondo me, se non ce l'ha già, ce l'avrà a breve. Alla Coop ci sono stata l'altro ieri, all'Iper Coop, e quella mi ha detto: sì, ce l'abbiamo, ma li mettiamo fuori quando togliamo i minestroni. Io ho detto: scusa, che vuol dire? Ma perché? Mi ha detto: no, perché dobbiamo fare il cambio stagionale. Gli ho detto: vabbè, torno domani. No, no, dopo Pasqua. Mo' io non lo so se li trovate, se andate all'Iper Coop, perché magari hanno capito che dopo Pasqua è tardi. Però non ci avevano, insomma. C'avevano solo quello Lager. E io volevo questo. Bene. Sono molto felice di essere tornata con un video assaggi. Ma sappiate che non è colpa mia se non faccio video assaggi, è che se non fanno cose nuove, cosa vogliamo assaggiare qui? Tanti di voi saranno capitati qui per caso per vedere come sono questi gelati, per curiosità. E se vi va, iscrivetevi al canale. Io ci provo a portarvi questa cosa, ma sappiate che trovate anche tanto altro su questo canale. Date un'occhiata, magari vi stiamo simpatici e vi iscrivete al canale. Quindi, da questo video che mi ha reso molto felice con il mio gelato, è tutto. E noi ci vediamo. E questa che piange è Chihuahua perché è capitato qui per caso che ogni volta che io dico questa frase fa sta sceneggiata. Guardate. Quindi, da questo video è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Così, sempre così fa.